Ci teniamo a chiarire che noi distinguiamo bene quella che è una responsabilità giuridica da quella che è una responsabilità politica. È la ragione per cui, come ha chiarito egregiamente il nostro capogruppo Patuanelli, oggi nell'Aula del Senato non c'è stato un processo giudiziario. Le verifiche giudiziarie sono in corso e lasciamo ovviamente che si prendano il tempo che occorre. Però c'è un aspetto di responsabilità politica. È quello che ci riguarda, è quello di cui si è discusso per quanto riguarda la nostra posizione ed è quello che ci ha spinto a presentare poi, a formalizzare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè. E secondo noi la responsabilità politica c'è tutta. C'è tutta perché la ministra stessa ha assunto sempre un atteggiamento anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Ricordiamo durante il Conte 2 anticipato, dichiarato più volte in diretta che aveva anticipato fondi per la cassa Covid e non risultano. Si risulterebbe addirittura invece che ci sarebbe una dipendente che è stata tenuta in cassa con la cassa Covid a zero ore che avrebbe ciononostante lavorato, e questo sembrerebbe confermato nel momento in cui hanno chiesto di regolarizzare questa posizione, cosa dei giorni scorsi. Poi ancora c'è un altro aspetto che ci colpisce particolarmente. La ministra è stata sempre molto aggressiva in TV nei confronti di coloro che sono in estrema difficoltà. Vi ricordate, Patuanelli lo ha ricordato durante il suo intervento, una trasmissione TV ci ha fortemente colpito, queste ed altre in cui con tono molto aggressivo invitava il percettore di reddito di turno a vergognarsi per il fatto che il suo atteggiamento di voler percepire il reddito per la difficoltà economica era diseducativo di fronte ai suoi figli. Ecco, noi crediamo che sia invece diseducativo questa condotta imprenditoriale. Tra l'altro adesso abbiamo qui alcuni dipendenti, agenti, loro testimoniano di un atteggiamento al di là dei ruoli formali rivestiti nel corso del tempo dalla Santanchè, di un atteggiamento tra virgolette padronale in queste società. Ce lo riferiranno loro. Cioè quella che in giurisprudenza si chiama amministratore di fatto, al di là degli incarichi, dei ruoli, quel soggetto che dimostra di essere il titolare vero, il proprietario di quella società. Quindi diciamo che in questa vicenda imprenditoriale, che poi sarà sottoposta alle verifiche giudiziarie, la ministra Santanchè c'è tutta, si è messa dentro con tutta se stesso, al di là della consistenza delle partecipazioni societarie, al di là dei ruoli gestionali o meno, al di là del fatto che abbia poi omesso qualcosa, come oggi ha omesso di essere stato anche presidente di Bioera, controllante di Key Group e altre cose. Ma questi sono aspetti tecnici. La sostanza è che noi riteniamo che non ci siano le condizioni perché il nostro Made in Italy imprenditoriale nel mondo sia rappresentato dalla ministra Santanchè. E questa si chiama etica pubblica per quanto ci riguarda, che è diverso, questione diversa dalla responsabilità giuridica. Etica pubblica significa che un rappresentante delle istituzioni incaricato di un così alto ministero pubblico debba comportarsi con onore e disciplina. E d'altra parte questo è stato sempre il pensiero della Santanchè, della Meloni e dell'intera forza politica Fratelli d'Italia, che come è stato anche ricordato oggi in Senato, in tantissime occasioni, addirittura anche per 3.000 euro non, che risultavano non pagati di IMU dell'allora ministra Josefa Idem, hanno chiesto le dimissioni con veemenza perché per loro era una vergogna. Oggi è stata bravissima la ministra Santanchè a descriversi come vittima. Possiamo anche concedere, poteva l'avviso di garanzia o non avviso di garanzia, è una questione diciamo secondaria che siamo meno un avviso di garanzia. A noi interessano i fatti, interessano a chiarire che dal punto di vista politico
Oggi lei non è vittima, le vittime sono le persone che sono qui, che hanno lavorato in una società che ha preso fondi pubblici e a tutt'oggi non sono state pagate. Quindi quando lei diceva a quel percettore di reddito alzati, vai a lavorare, vergognati perché sei diseducativo nei confronti dei propri figli, quel percettore non conosceva queste vicende, perché altrimenti avrebbe detto guardi, non voglio rischiare di andare a lavorare da un imprenditore come lei che poi non mi pagherà. Un ultimo pensiero per la Presidente Meloni. Allora, noi l'abbiamo l'altro giorno, è stata venuta sia alla Camera che al Senato per le comunicazioni, in occasione del Consiglio Europeo che poi si è svolto. In quell'occasione abbiamo anticipato con grande umiltà, noi non vogliamo insegnare nulla a nessuno, però qualcosa abbiamo imparato. Abbiamo detto che in Europa si va a testa alta, con voce chiara, altrimenti non si viene ascoltati. E abbiamo visto che lei è particolarmente fragile nelle posizioni che porta in Europa. Tutti i dossier, lo abbiamo sottolineato e ormai è sotto gli occhi di tutti, non sa che pesci prendere, dal MES al PNRR, che adesso si stanno sprecando soldi e non arrivano le rate, patto di stabilità e crescita, non ci ha detto ancora come lo vorrebbe migliorare questa proposta, non ci è stato ancora detto. Per non parlare dell'accordo con la Cina che andrebbe rinnovato e anche lì ha parlato e non si è capito nulla, nulla su nulla. Incertezza su tutto. È chiaro che diventa difficile esprimere una credibilità a livello europeo e internazionale, un'autorevolezza di cui questo paese ha diritto, perché è inutile poi dire che siamo un paese del G7. È inutile dire che siamo paese, stato membro fondatore in Europa, se poi non sei conseguente e non porti posizioni chiare nei consessi internazionali. Ebbene, una cosa io l'ho imparata dopo essere stato due volte Presidente del Consiglio. L'autorevolezza non te la regala nessuno, te la prendi tu giorno per giorno dimostrando di essere all'altezza dell'alto compito che hai voluto assumere. E l'autorevolezza in Europa e all'estero passa anche, ci guardano in Francia, in Germania, dappertutto, dal fatto che se hai un ministro in queste situazioni, che si ritrova in queste situazioni, non risponde a standard di etica pubblica, altrove quel ministro sarebbe già andato a casa. Tu ti assumi le tue responsabilità, come ho fatto io, vi ricordate, col sottosegretario Siri? Ho valutato le carte, l'ho chiamato, ho avuto un colloquio, ho subito preso quel dossier in mano e l'ho costretto alle dimissioni. Ho fatto una conferenza stampa in cui gli ho dato l'onore che i fatti giudiziari non erano ancora accertati, c'era un semplice avviso di garanzia, ho augurato a lui di potersi difendere e di poter affermare tutte le proprie ragioni, ma ho spiegato pubblicamente che non poteva più proseguire, non c'erano le condizioni di opportunità politica perché proseguisse in quell'incarico. Ecco allora, Presidente Meloni, l'autorevolezza non scende dal cielo, non scende dal cielo perché si è entrati a Chigi. L'autorevolezza va conquistata, esibita anche all'estero per queste situazioni qui, prendendo in mano queste situazioni e costringendo il proprio ministro, la propria ministra alle dimissioni. Adesso sentiamo qualche intervento. Monica Lasagna. Eccomi. Si può avvicinare al microfono? Eccomi. Ci dice, ci racconta brevemente la sua posizione e la sua storia. Allora, come ho già detto più volte, io non ho niente contro la ministra. Per me la ministra può fare, cioè la dottoressa Santanchè può fare quello che vuole nella vita. Ok. Allora, io quello che dico è la mia personale esperienza, per cui ho lavorato in quell'azienda per 30 anni. Fortunatamente ho comprato una casa durante il periodo, per cui parte del TFR è riuscita a incassarlo. Ho dato le dimissioni nel mese di settembre del 2022 e a novembre avrei dovuto incassare il mio TFR, l'ultima parte, che è di 44.000 euro. Mi è arrivata la busta, ma il bonifico non è mai arrivato.
Detto questo, io devo dire che proprio per il ruolo che la dottoressa ricopriva, che era quello di senatore della Repubblica Italiana, ancor prima di ministro, per me era sinonimo di garanzia. Il fatto di lavorare per un senatore per me significava essere in qualche modo garantita, perché appunto è sinonimo di fiducia, no? Nelle istituzioni. Per cui è stato un doppio smacco il fatto di ritrovarmi oggi al 4 di luglio, che cos'è, 4-5 di luglio, dove il bonifico non è ancora arrivato. Dico di più, che se fosse stato un imprenditore che rischiava del proprio, come tantissimi imprenditori in Italia fanno, ed è quello che tra l'altro io ho fatto appena uscita dall'azienda, mi hanno detto che mi avrebbero liquidato nel mese di febbraio, per me non c'era nessun problema, avrei aspettato tutto il tempo. Il problema è stato la presa in giro, non sentire più nessuno e non vedere i soldi. Detto questo, poi oggi durante il suo intervento noi abbiamo sentito che lei con Ki Group non c'entrava niente. Allora, io non entro nel merito, quello che so è che per quanto mi riguarda io avevo contatti, non dico quotidiani, ma quasi con la dottoressa, e che buona parte delle cose che andava a fare erano sotto sue indicazioni, sotto sue direttive. Per cui avevamo riunioni quindicinali con la forza vendite, perché dal punto di vista commerciale la dottoressa è molto brava, commercialmente ha da insegnare. Ogni 15 giorni la dottoressa veniva a Sant'Anchè? No, perché era il periodo di Covid e quindi ci riunivamo con delle video call dove... A scadenza quindicinale vi dava istruzioni. Assolutamente, sì. Perfetto. Questo è. Grazie. Grazie a voi, grazie. Raffaella Caputo. Allora, buonasera a tutti. Deve avvicinarsi ancora di più, si avvicini con la sedia. Io ho lavorato per la Ki Group per circa 22 anni, anch'io aspetto un TFR pari a 38.000 euro circa, che sono lordi. E niente, la delusione più grande, come dice la mia collega Monica, noi pensavamo di essere salvate dalla senatrice quando è subentrata nell'azienda Ki Group, invece c'è stato soltanto il declino giorno per giorno. La Ki Group purtroppo ha fatto questa fine, era un'azienda veramente leader nel suo settore, nel biologico, e siamo rimasti circa 50, quanti siamo? Una parte di dipendenti sono riusciti a recuperare il TFR perché sono stati licenziati prima con un licenziamento collettivo a febbraio, mentre noi, facendo parte dell'amministrazione, siamo state licenziate. Prima ci hanno fatto fare la cassa integrazione, ad agosto ci hanno fatto rientrare e ci hanno consegnato la lettera di licenziamento. Anche per lei la ministra Santanchè era il riferimento, diciamo, in azienda per quanto riguarda... Ma per noi in amministrazione come riferimento avevamo il figlio Lorenzo Mazzaro, che comunque... qualsiasi cosa chiamava la mamma per chiedere autorizzazione, eccetera. Quindi noi dovevamo seguire i suoi ordini. Cioè. Grazie Raffaella Caputo, grazie. Prego. Signora. Adesso Ennio Cecchinato. Sì, io sono agente di commercio, ero agente di commercio per la Ki Group dal 98. E Avanzo è la cifra, è troppo alta. Avanzo 64.000 euro circa. Mi sembra ci sia anche dell'Elena Zargo che non c'è, ho i miei avvocati qui che possono parlare. E, sì, noi agenti ci siamo trovati di fronte a un certo punto a un buco. Noi facevamo gli ordini e non arrivava la merce e l'azienda andava giù. E non c'era nulla da fare. E sì, effettivamente tutte le ultime riunioni, soprattutto la dottoressa Santanchè era presente e dovevamo riferire a lei. E noi agenti, parlo adesso come agenti, anche i miei colleghi, non è che chiediamo nulla, perché ci aspetta diritto. Queste sono delle cifre che ci devono arrivare, ma è per il nostro sostentamento. Sono sacre. Quello che chiediamo alla dottoressa Santanchè appunto è che onori
i suoi doveri, ecco, ma con le sue capacità, perché magari sicuramente ci sono e le aspettiamo, ecco. Alessandro, vuoi dire? Ma lei, c'è anche l'avvocato, perché per rispetto anche delle persone che abbiamo ascoltato ci sono anche altri dipendenti, però avvocato, ci permetta, questo, siccome come le ho detto prima, questa non è un'aula giudiziaria, quindi non, gli aspetti tecnico-giuridici saranno verificati in un'aula giudiziaria, qui si parla di responsabilità politica. Domande? Sa cosa, Presidente? La cosa che fa piacere oggi è che la dottoressa Santanchè ha detto prima che non c'entrava nulla con Key Group e poi si è assunta l'impegno di saldare qualsiasi debito, quindi delle due l'una. Che saldi il debito siamo contentissimi, la cosa che ci preoccupa è che se questo debito non verrà saldato, ci sono sì gli ammortizzatori sociali per i dipendenti, il signor Cecchinato, che è un agente di commercio, non potrà godere di questo ammortizzatore sociale. Di conseguenza la speranza è che mantenga quello che ha detto, anzi che ha urlato oggi in aula, ovvero che proverà a saldare tutti i debiti di questa azienda. Ci diamo il tempo che è quello della giustizia, a settembre scadono i termini del suo concordato e poi staremo a vedere se le parole seguiranno i fatti. Solo una cosa che forse ha colpito anche altre che hanno seguito oggi questa informativa. Più volte è stato ripetuto da chi è intervenuto che nel gioco della politica, che diventa alla fine un teatro, in effetti sembrerebbe, può sembrare, che le forze politiche diventino garantiste o giustizialiste a seconda se stanno all'opposizione o se stanno al governo. Appunto, questo si trasforma in un teatro. Chi ha detto questo però si è dimenticato di dire che il Movimento 5 Stelle non è mai entrato in questo gioco delle parti. Il Movimento 5 Stelle è sempre stato coerente, come ha detto il nostro Presidente Conte, l'etica pubblica per noi è al di sopra di qualunque cosa. La responsabilità politica non si può scindere da altri ruoli rivestiti nella vita. Ho sentito parlare quasi di una volontà di sdoppiamento della personalità. Nel ruolo di ministro è così, nel ruolo di imprenditore poi è cos'ha. Responsabilità politica per noi viene prima e quindi non si può fare questa divisione manichea nei comportamenti. Un ministro deve agire sempre con disciplina e onore. E un'ultima cosa, state sentendo anche le testimonianze di queste persone a cui va tutta la mia personale vicinanza. Allora la domanda è una che avrei voluto rivolgere alla ministra Santanchè. Quindi queste persone mentono, stanno mentendo a tutti evidentemente, se la sua difesa, anche fragile, è vera. Domande? Forse può andare lì per... De Caro, Fatto Quotidiano, prego. Si sente? Presidente, la domanda è questa. La vostra mozione di sfiducia, sentendo le agenzie a cui ha fatto cenno anche il capogruppo Patuanelli, sembra aver provocato un certo nervosismo nel PD e soprattutto in Alleanza Verdi e Sinistra. Volevo chiedere se avete parlato con loro di questa mozione che avete presentato e come giudica queste prime reazioni, perché sembra quasi che gli altri partiti la giudichino una mossa che può rafforzare paradossalmente la ministra. Grazie. Ne abbiamo parlato, abbiamo avuto degli scambi, Patuanelli anche puoi confermare, ci sono state delle preventivi scambi di valutazione e abbiamo informato che ci saremmo riservati all'esito dell'intervento della ministra di valutare se presentarlo o meno. Secondo noi l'intervento della ministra non ha fatto diradato tutti i passaggi critici che ci spingono a ravvisare una responsabilità politica, e allora conseguentemente abbiamo depositato il capogruppo Patuanelli con i senatori qui al Senato
hanno depositato la mozione di sfiducia, formalizzandola. Poi lei mi parla di, ha detto di nervosismo di altre forze politiche di opposizione. Ma francamente, insomma, mi sembrerebbe anche strano che siano dei nervosismi su questo punto, che a noi appare abbastanza cristallino, su un principio di etica pubblica che francamente spero nessuno voglia mettere in discussione. Quindi credo che la sua, voglio pensare, sia una cattiva interpretazione, percezione. Ecco. Prego, altre domande? Assolutamente, se dovete allontanarvi, tanto se ci sono domande per loro... No, allora potete, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, chiudiamo qui. Grazie allora per la disponibilità.